Ben ritrovati a tutti e benvenuti in questa nuova puntata delle Neko Curiosità di Anime Click. La notizia di oggi è un po' particolare. È stato infatti recentemente pubblicato dalla CIA il contenuto di un hard disk sequestrato durante il raid nel bunker di Osama Bin Laden. Sono stati quindi disponibili al pubblico oltre 470.000 documenti che, oltre a contenere dati sensibili riguardo l'associazione terroristica, avevano anche un contenuto diverso. Infatti all'interno di questo hard disk sono stati ritrovati anche degli anime e alcuni videogiochi. Tra le serie animate spiccano nomi celebri come quelli di Naruto, One Piece e Dragon Ball, e sono stati ritrovati alcuni videogiochi come Final Fantasy VII e alcuni per Nintendo DS come Super Mario. La CIA ci tiene comunque a precisare che questo materiale è stato sequestrato a un'organizzazione di stampo terroristico e quindi, nonostante questi file siano stati sottoposti ad un attento controllo, non possono garantire che all'interno di questi non vi siano presenti alcuni malware. Non si può tuttavia essere sicuri che quei contenuti siano appartenuti direttamente ad Osama Bin Laden, visto che in quel bunker vivevano anche alcuni bambini e le sue mogli. Comunque questo ci fa sapere che tra tutti quanti i vari reati commessi da questo dittatore, da oggi possiamo inserire al suo interno anche quello della pirateria. Anche per la puntata di questa settimana con le Neko Curiosità abbiamo concluso. Speriamo che il video sia stato di vostro gradimento, in tal caso potete lasciarci un mi piace e condividerlo. Per cui ciao a tutti e io rinnovo l'appuntamento alla settimana prossima, sempre qua con la nuova puntata delle Neko Curiosità. Ciao a tutti!